Cari amici, benvenuti in questo video dedicato al mondo di Yandere Simulator. Il nostro Yandere Dev ha dato il via alla sua serie di 5 video dedicati agli ultimi mesi di update riguardo la demo di Yandere Simulator, di cui adesso andremo a parlare. Il primo video si intitola Come il vostro feedback ha reso migliore la demo di Yandere Simulator. Vediamo un po' di cosa si tratta. Salve, è bello rivedervi. Il 31 agosto ho rilasciato la demo ufficiale di Yandere Simulator e ho chiesto alle persone di fornirmi il loro parere a riguardo e nelle settimane successive ho ricevuto tantissimi feedback sulla demo. La maggior parte dei messaggi che ho ricevuto era molto positiva e la maggior parte di voi ha gradito parecchio la demo. Comunque sia, l'unico modo per migliorare un gioco è dare retta alle persone che hanno trovato qualche difetto. Quindi ho prestato molta attenzione ai commenti di coloro che avevano avuto qualche esperienza negativa con la demo. Molte persone hanno parlato di dinamiche non bilanciate, difetti di design e funzioni poco divertenti da mettere in pratica. Ho visto parecchi buoni consigli in mezzo ai feedback, così ho pensato di dar loro ascolto per migliorare la demo. Ho fatto una lista di tutte le cose che infastidivano i giocatori e ho trascorso diversi mesi con quella lista in mano per risolvere tutti i problemi segnalati. A questo punto penso di aver risolto tutti i problemi più grandi che le persone hanno riscontrato nella prima versione della demo e penso che la nuova versione offra un'esperienza di gioco molto migliorata rispetto all'originale. In questo video vi spiegherò come i vostri feedback mi hanno aiutato a migliorare la demo. Ho fatto più di un centinaio di cambiamenti dal rilascio della demo, ma si trattava per lo più di cambiamenti molto piccoli, perciò vi mostrerò soltanto i più significativi. Ci sono alcuni metodi di eliminazione che possono funzionare solo se Ayano assiste a determinati eventi. Per esempio, per il matchmaking dovete scoprire che tipo di ragazzo piaccia a Osana e c'è un evento in cui Osana ne parla con Raibaru. Ovviamente non c'è modo per il giocatore di sapere in anticipo di questo dialogo e se te lo perdi non avrai nessun modo di recuperarlo. Questo è un vero e proprio difetto di design, perché il giocatore dovrebbe essere in grado di avere queste informazioni fondamentali facendo qualcosa di concreto, piuttosto che limitandosi ad ascoltare un evento scriptato. Per scoprire qualcosa riguardo Osana, il giocatore dovrebbe poterlo fare curiosando tra le sue cose o chiedendo direttamente ai suoi amici, o magari chiedendo pure a lei, ecco. Fare le cose quando si vuole è più divertente rispetto ad aspettare determinati eventi scriptati a una certa ora, e questa cosa la terrò a mente per disegnare i metodi di eliminazione delle future rivali. Comunque sia, gli eventi scriptati sono ancora una grossa parte di Yandere Simulator, perché servono a differenziare le varie giornate, anche perché forniscono la possibilità di uccidere o sabotare la rivale. Alcuni giocatori affermano che gli eventi quotidiani siano davvero troppi e alcuni finiscono per ricominciare più volte la stessa giornata per paura di essersi persi qualcosa di importante. Anche se sto pianificando di rendere meno importanti gli eventi scriptati, voglio comunque aiutare i giocatori che si sentano sopraffatti dalla presenza di così tanti eventi. Ho trovato una soluzione in uno dei miei giochi preferiti, ovvero Legend of Zelda Majora's Mask. In questo gioco bisogna impedire un disastro e si hanno solo 3 giorni di tempo per riuscirci. Se non ci riuscite, potete riavvolgere il tempo e tornare al giorno 1 per riprovare. Ci sono dozzine di eventi che avvengono in momenti specifici nel giro di questi 3 giorni e ogni volta che il giocatore ne trova uno, questo viene registrato in un diario. Per aiutare i giocatori a gestire i troppi eventi, ho aggiunto uno schema al menu di pausa, in cui tenere traccia di tutto quello che accade, proprio come il diario di Majora's Mask. Si tratta di una lista di tutti gli eventi che avvengono nel corso della settimana, con l'ora a cui avverranno e i personaggi che saranno coinvolti. In Majora's Mask il diario parte vuoto e comincia a riempirsi col tempo man mano che il giocatore scopre nuovi eventi, e per riempire tutti gli eventi ci vorrà un bel po' di viaggi indietro nel tempo. In Yandere Simulator non si può viaggiare nel tempo ovviamente, perciò il diario sarà già compilato fin dall'inizio del gioco. Sembra strano che Ayano abbia una specie di magica applicazione sul telefono che le dice cosa accadrà in futuro, ma non è così che va interpretato. Bisogna piuttosto pensare agli eventi scriptati come si pensa al menu delle impostazioni di gioco o al salvataggio. Il diario serve soltanto a semplificare la vita al giocatore, non è un elemento della storia. Dopo aver rilasciato la demo, ho visto diversi gameplay e ho notato uno schema. Le persone che giocavano per la prima volta o riprendevano il gioco in mano dopo anni non avevano la minima idea di cosa dovevano fare. A quanto pare il gioco non spiegava loro che cosa fare. Yandere Simulator doveva essere una sorta
sorta di sandbox in cui il giocatore può girare come vuole e decidere i tempi e i modi per raggiungere i propri scopi. Non volevo che il giocatore avesse la sensazione di doverlo fare per forza in momenti specifici o in momenti particolari, però buttare il giocatore in un sandbox senza dirgli niente non è farlo sentire libero, è semplicemente farlo sentire troppo confuso, ecco. È una questione di equilibrio. Non voglio dare troppe istruzioni al giocatore e tenerlo per mano durante tutto il tempo, ma devo comunque dargli abbastanza istruzioni da non farlo sentire sperduto. Così ho avuto un'idea che spero sia un buon compromesso. Quando è in corso un evento scriptato da qualche parte nella scuola che può aiutare per completare un metodo di eliminazione, Ayano riceverà una notifica da InfoChan che porterà al diario degli eventi, in cui un piccolo paragrafo spiegherà come quell'evento è connesso a un metodo di eliminazione. Da questo menu si può arrivare anche al menu degli schemi di InfoChan, così che i giocatori non siano più bloccati o confusi dal non sapere che cosa fare. Un'altra cosa che infastidiva i giocatori erano le finestre dei tutorial, che comparivano in vari momenti e interrompevano il gioco con questi enormi muri testuali che nessuno aveva mai voglia di leggere. Molti di quelli che giocavano per la prima volta hanno scelto di disabilitare il tutorial il prima possibile e ho deciso di adottare una soluzione simile a quella del problema precedente. Quando un giocatore entra in una situazione in cui un tutorial potrebbe essergli d'aiuto, comparirà una notifica di InfoChan sul lato destro dello schermo, in cui si potrà leggere un messaggio molto corto e diretto che comunicherà subito quello che il giocatore deve sapere, con la possibilità per il giocatore di approfondire la cosa se sceglie di farlo. A dir la verità non mi sembra la soluzione ideale, perché a nessuno piacciono le finestre tutorial, e se penso al modo migliore per far prendere confidenza al giocatore con le meccaniche di gioco, mi immagino più una piccola sequenza che possa introdurlo alle meccaniche di gioco. Per esempio, dopo la cutscene iniziale e prima che inizi il gameplay vero e proprio, potrebbe esserci una sorta di giornata dedicata all'orientamento precedente all'inizio delle lezioni. Magari un membro del club di teatro potrebbe avvicinarsi ad Ayano e chiedere di aiutarla in una recita su un serial killer. Durante la recita, il giocatore imparerà a uccidere, nascondere corpi e pulire sangue. Questa sequenza sarà fatta in modo da spiegare al giocatore tutto quello che deve sapere senza fastidiose finestrelle pop-up. Inoltre, questo giorno di orientamento potrebbe servire anche a qualcos'altro. Darebbe la possibilità di permettere agli studenti di girare liberamente per la scuola e di conoscere meglio l'ambiente senza paura di arrivare tardi a scuola o di star dietro alle rivali. Molti giocatori hanno detto che le interazioni che si possono avere con gli altri studenti non sono un granché. Devi solo camminare verso gli studenti, premere un pulsante e fine. Non è per niente divertente né tantomeno interessante. È una funzione un po' pigra, ecco, quindi ho pensato di aggiustarla. Ogni studente della scuola ha una tabella con le cose che gli piacciono e non gli piacciono su vari argomenti, ma non mi è mai servita molto se non durante il matchmaking. Ma dopo averci pensato su, mi sono reso conto che questa tabella potrebbe aiutare a rendere le interazioni sociali più divertenti. Adesso, invece di fare complimenti agli studenti, potete socializzare, ovvero dire qualcosa di carino su una delle cose che piacciono a quello studente, oppure fare un commento negativo su qualcosa che non apprezzano. Nella maggior parte dei casi, molti likes e dislikes saranno molto ovvi, per esempio tutti nel club di cucina amano cucinare e tutti quelli del club dell'occulto amano l'occulto. Ma se vuoi saperne di più sui gusti di tutti, dovrai fare qualcos'altro. Al momento la cosa da fare è chiedere a uno studente di seguirti e sentire cosa dice di fronte alle stanze dei club. Sarebbe troppo noioso però farlo per tutti gli studenti, perciò penserò a qualcosa di meglio. Questo nuovo sistema di interazione sociale servirà anche per spettegolare. Ecco un esempio. A Kudere piace leggere, perciò potete dirle che Osana odia leggere. Così Kudere perderà la sua stima per Osana e inizierà a sparlare di lei, rovinando così la reputazione di Osana. E penso che questo sia un netto miglioramento rispetto a come erano le cose prima. Adesso alzare e abbassare la propria reputazione o quella del rivale sono due gesti attivi, non più limitati a premere un bottone. Adesso bisogna davvero sapere i gusti degli studenti per poter socializzare con loro. Mi è piaciuto parlare di come la demo sia migliorata grazie ai vostri feedback, ma ci sono ancora tante cose da dire sulla demo. Vorrei parlare di alcune osservazioni che ho fatto mentre guardavo i gameplay altrui, di alcuni cambiamenti che vorrei fare e di un paio di funzioni che ho aggiunto. Insomma ragazzi, a questo punto Yandere Dev saluta e invita a vedere i prossimi video annunciati, in cui verranno fornite tutte le spiegazioni. Quindi, cosa ne pensate? Onestamente ho apprezzato il fatto che l'interazione con gli studenti sia più attiva, e per quanto riguarda l'aver tolto i tutorial, ammetto di averli tolti pure io, ecco. Riguardo invece il discorso del diario con gli eventi e le notifiche di InfoChan, trovo che sia davvero un'ottima idea. E voi cosa ne pensate? Mi raccomando, scrivetelo nei commenti. Io farò del mio meglio per stare al passo con i video di Yandere Dev, anche se escono sempre a ore tarde e mi ci vuole un po' di tempo per tradurle. Detto questo,
grazie a tutti e alla prossima con il magico mondo di Yandere Dev e Kira Etanalov. Ciao! Ah, e mi raccomando, seguitemi nei prossimi giorni così parliamo degli aggiornamenti. Ciao ciao!